La CGIL rompe con il PD, una novità. No, questa è una notizia, rompe con il PD? Sei sicuro? No, sicuro assolutamente. Punto. No, perché noi ci chiediamo chi vota per chi, questa piazza per chi vota, per chi ha votato alle urne. Infatti se non c'è una minaccia politica Renzi non sente problema. Appunto, quindi... il problema non è la fiducia nelle aule parlamentari, il problema è elettorale, di popolo. E infatti mi sembra che Renzi ieri abbia un po' frenato, perché può sfidare una nomenclatura politica, sindacale, ma non può sfidare un milione di persone che peraltro in gran parte probabilmente votano per il PD. O continueranno a votare per il PD? Non lo so, vediamo, dipende. Ma la Camusso difende un'organizzazione o una politica in questo momento? La Camusso difende soprattutto un'organizzazione, anzi io credo che un tema che comunque il sindacato si dovrebbe porre è un rinnovamento della classe dirigente al suo interno, ma non perché c'è un diktat di Renzi, ma perché c'è un problema di rappresentanza anche all'interno del mondo del lavoro. Quindi l'accordo si può fare sulla difesa dell'organizzazione? L'accordo tra Renzi e la Camusso? Sì, perché i nemici si tengono su a vicenda. Di fatto un effetto di Renzi è stato che la Camusso e Landini, che non si parlavano da 2 anni, oggi stanno insieme.